Ma bella a tutti ragazzi, eccoci tornati su Jackie Channel, come l'avevo promesso Ora ricominciamo a fare video con una certa costanza E oggi siamo qui per iniziare una nuova fantastica rubrica sul canale Avevo già fatto precedentemente dei tipi di rubriche del genere Ma non una vera e propria serie Oggi infatti faremo una vera e propria rubrica Completamente nuova E l'appuntamento sarà al venerdì Infatti vi porterò circa ogni venerdì, finché non esaurirò le serie tv Un consiglio su una serie tv Fantastica, la migliore secondo me, una delle migliori che ho visto da guardare. Quindi, da oggi fino ai prossimi venerdì cercherò di portare con una certa costanza tutti i video più belli che possono riguardare serie TV che ho visto e che vi consiglio caldamente. Ora, cominciamo con la serie TV di oggi. La serie TV di oggi, è... facciamo un'altra piccola parentesi, un attimo, se. Sì, funziona. Un'altra piccola parentesi che voglio fare è che le serie tv che vi consiglierò, almeno quelle all'inizio, saranno tutte serie tv viste su Netflix, quindi serie tv che possono essere viste un po' da chiunque, visto che ormai Netflix si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia. La prima serie tv di cui voglio parlarvi oggi, che non è una vera e propria serie tv, ma è più un cartone per chi vuole capire più facilmente di cosa stiamo parlando, è Rick e morti. Rick e morti è una serie tv che mi ha fatto scoprire un mio amico e che inizialmente mi ha fatto un po' eh, traumatizzare, nel senso non ero così sicuro di continuarla, è una serie tv talmente particolare che... Ehm, Insomma, non può piacere, diciamo, a tutti. Che cos'è Rick e Morty? Rick e Morty è una serie TV animata, un, um, un horror comedy si chiama, un genere un po' particolare, in effetti. È una sorta di cartone commedia, tipo alla Griffin, se vogliamo capire, alla, ai Simpson, con una sfaccettatura però di scientifico e di horror insieme. Cioè è una cosa veramente particolare, un horror comedy. Raramente si sente parlare di questo tipo di genere, insomma. Il genere da molti altri viene definito addirittura cosmic horror, è una cosa ancora più particolare, ma andiamo con calma e cerchiamo di spiegare bene il tutto. Qual è la trama? La trama è questa. Abbiamo una normalissima famiglia formata da due genitori e dai due figli. I genitori sono Jerry e Beth, i figli sono Sam e Morty. A quanto pare il padre di Beth, quando lei era più piccola, se ne andò di casa, tornò dopo molti anni e decise di vivere in questa famiglia. Chi è il suo genitore, cioè il nonno di Morti, è proprio Rick, Rick Sanchez. E proprio questo è il personaggio che mi ha fatto innamorare di questa serie TV, di questo cartone, di questo cosmico horror. Perché? Perché Rick è un personaggio veramente indecifrabile, enigmatico, stranissimo, non ho mai conosciuto un personaggio del genere in nessuna serie TV o cartone che abbia mai visto. Rick è uno scienziato, uno scienziato che molti potrebbero definire pazzo, in realtà è uno scienziato geniale, sa fare qualsiasi cosa è dotato di un'intelligenza sopra ogni immaginazione, è capace di costruire e plasmare qualsiasi tipo di oggetto tecnologico e grazie alla sparaporte, che è uno suo strumento che utilizza costantemente all'interno degli episodi di questa stagione, è capace di trasportarsi in qualsiasi luogo dell'universo detto così sembra una serie tv normalissima e molto semplice, in realtà questa serie tv ha degli aspetti molto tragici particolari, in quanto il nonno Rick decide di portare in tutti questi suoi viaggi interstellari, intergalattici interplanetari, decide di portare con sé è sempre il nipotino morti. Nipotino che è un ragazzo che va alla scuola superiore, penso, un ragazzino con i suoi problemi adolescenziali, un po' diciamo un ragazzo con un po' di problemi, cioè oltre a avere dei problemi adolescenziali si considera inferiore agli altri, cioè delle, si fa delle paranoie, pensa di essere un ragazzo che non è capace di affrontare i problemi della vita. E essere accompagnato dal proprio nonno in questi viaggi che sono tutt'altro che normali, gli provocano numerosi traumi all'interno degli episodi e accentuano maggiormente tutte le sue criticità, tutti gli aspetti critici della sua personalità. Infatti il nonno Rick non lo porta in viaggi di piacere, ma li porta in vere e proprie missioni suicide. Ogni episodio è pazzesco, incredibile. A parte tutti i numerosi riferimenti cinematografici e non che si fanno all'interno di un episodio che dura 20 minuti, l'episodio è qualcosa di fenomenale. Costanti riferimenti alla scienza, costanti riferimenti non solo alla scienza conosciuta, ma anche a tutti quegli aspetti un po' sperimentali, non molto conosciuti dalla, dalle persone comuni, ma che comunque sono spiegati in modo semplice, ironico. E appunto cosmic horror, cosa vuol dire? L'ambientazione è quella dello spazio, dei viaggi interspaziali e interlunari, ma ci sono anche grossi componenti horror: in che senso, eh, scene splatter, eh, scene un po' forti, diciamo, eh, dibattiti, eh, dialoghi molto forti, particolari, che un bambino di 14-15 anni, non so quanti anni, abbia morti, non dovrebbe di certo sentire. Quindi il nonno Rick lo porta nei suoi viaggi, gli fa conoscere quello che lui fa veramente, ma morti da questi viaggi ne risulta solamente traumatizzato. Quindi vi faccio un esempio: in alcuni episodi si vede addirittura il nonno Rick con morti che vanno in una dimensione parallela dove è stato costruito un pianeta dove vivono tutti gli altri ricchi e morti. Cioè, tutti gli altri ricchi e morti delle altre dimensioni hanno creato un pianeta e ci vivono. E di certo, per un bambino di 14 anni, vedere una cosa del genere co co cosa, può, cosa può voler dire? Cioè, in un pianeta vedo altri 500 me, che cosa fanno lì? Cioè, nel senso, detto così sembra veramente una cavolata, ma vi, vi posso assicurare che io, dopo il primo episodio, per me è diventata una droga questo cartone. La trama è più o meno questa, quindi, il nonno Rick scienziato geniale che porta con sé morti sui suoi viaggi. Viaggi che possono essere dai più tranquilli a volte. Ci sono alcuni episodi dove semplicemente si ride episodi particolari, a episodi in cui tu finisci l'episodio e dici, ma cosa cavolo ho appena visto? Perché sono episodi incredibilmente forti. Psicologicamente anche un po' traumatizzante secondo me, soprattutto per Morty che è un bambino che molto spesso nell'episodio viene portato via dalla scuola dal suo nonno per andare a viaggiare chissà dove, per combattere i mostri, per rubare qualche marchio qualche materiale radioattivo, quindi veramente veramente particolare. Dagli episodi successivi al primo e al secondo anche la sorella Summer di Morty sarà coinvolta nei viaggi di Rick, un po' meno rispetto a Morty ma anche lei comincerà a conoscere questo mondo che è estraneo ai genitori di, eh, di morti successivamente si avrà che morti la sorella continuano a viaggiare e i genitori anche loro cominciano piano piano a conoscere un po' questa realtà particolare che il nonno vive tutti i giorni e praticamente quali sono gli altri due diciamo eh, gli altri personaggi velocemente summer la classica ragazza la classica ragazza che va alle superiori ultime di superiori quindi una ragazza che vive le classiche situazioni da giovane adulta, quindi i primi amori, e eh, viene tratteggiato come una ragazza molto superficiale, quindi che eh, fa quello che fanno un po' tutti, quindi viene tratteggiato un po' in questo modo, un po' frivolo, un po' eh, come se non fosse una persona dotata di una grande personalità, ce l'ha più Morti magari, che è un ragazzino, ma che ha già vissuto cose incredibili. E la, la madre è una madre normalissima, vista a volte un po' come una eh, donna che beve alcol, un po' alcolizzata diciamo perché eh, a volte non riesce a comprendere, i ha dei cattivi rapporti con il marito, i figli non capisce cosa stiano facendo, quindi è una donna insomma che è a volte è un po' eh, problematica, non sa neanche lei cosa fare, un po' in difficoltà, non so neanche come com altro dire, non è che viene così spesso mostrata, ecco, non è un personaggio così centrale, se non in alcuni episodi. Il padre Jerry è considerato come il classico padre eh, sfascia famiglia, un padre incapace, un padre incapace di gestire il rapporto con i figli, che viene visto di malocchio continuamente dal nonno Rick e che è molto Spesso lui si burla di Jerry, cerca appunto di metterlo più in luce come un padre proprio incapace, ehm, infatti nel corso della storia questo rapporto si evolverà sempre più in negativo, comunque il padre viene visto proprio come una persona eh, anche eh, che non, non capisce magari quello che fa veramente Rick, ehm, viene a volte portato nei viaggi anche lui ma non è capace fino in fondo di comprendere cosa stia succedendo, cioè un personaggio un po' sulle nuvole insomma, incapace di controllare il mondo che gli è attorno, un inetto se così vorremmo definirlo. I pro e i contro. I pro e i contro. Allora, i pro sono che questa è una delle settimane più belle che abbiamo mai visto, perché? Perché non è mai scontata. A parte i numerosi riferimenti cinematografici, bibliografici, eh, che qualsiasi giovane conosce, riferimenti a film. Come Star Trek, Star Wars, Ritorno al futuro e così via: eh, ogni mh, puntata deve essere scissa in tanti piccoli parti perché ogni parte ha un suo significato profondo, filosofico. Quindi, sono puntate che, da un lato, ah sì, è un cosmico horror, è una cavolata, è un cartone. No, ogni puntata ti fa riflettere, ti fa pensare su tante cose diverse, aspetti scientifici, etici, filosofici, riferimenti cinematografici e bibliografici. È veramente incredibile come essere TV, ragazzi. Ve la consiglio al 100%. Non smetterete più di guardarla. Sono solamente 10 episodi a stagione, ne sono uscite 3, di cui la terza solamente in America, quindi potete tranquillamente guardarla e guardate anche i titoli di coda, che dopo i titoli di coda c'è sempre un piccolo sketch extra. I contro, i contro, non, non a tutti può piacere, secondo me non a tutti può piacere questa serie TV, è una serie TV particolare, come ho detto, splattere horrore molto cruda a volte, ti sbatte in faccia la realtà, a volte eh, ci sono situazioni reali che non a tutti potrebbero andare a genio. Cioè, tu puoi guardare questa serie TV, da un lato dire: Oh mio Dio, che figata. D'altro lato, qualcuno proprio sensibile potrebbe dire: Ma cosa sto guardando? Che schifo spegniamo? Dipende anche molto dai propri interessi. A me piace la scienza, piacciono i riferimenti, piacciono questo o quell'altro. E io la sto adorando. C'è chi non può, piacere, può non piacere perché è troppo forte, troppo particolare rispetto a una serie TV base che uno solitamente guarda. Non mi vedo di dire altri contro se non questi. I pro sono: C'è chi piace tanto, c'è chi piace poco. I contro. Non c'è una via di mezzo perché è una serie TV troppo. Troppo penetrante, troppo particolare, le cose particolari o ti piacciono o non ti piacciono, non c'è una via di mezzo. Però ragazzi io vi consiglio almeno nel primo episodio provate a guardarlo perché vi butterò come al solito qualche immagine, screen qui in mezzo, qualche eh, scena magari perché ragazzi merita assolutamente, non sto qui a dirvi questo è il primo episodio, cerco anche un po' di accattivarvi nella rubrica ecco. I commenti ragazzi spero, mi sono fatto una aspetto di scaletta anche perché vorrei che ci fosse una certa costanza nella realizzazione di questa rubrica. I commenti, mi raccomando cercate di guardare almeno il primo episodio e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace anche la rubrica, se questo tipo di video vi è piaciuto, questo format vi è piaciuto, vi lascio alla fine con un piccolo sketch per capire un po' de de delle situazioni che fanno veramente ridere, vi lascio qui sotto in descrizione il link alla pagina Wikipedia e anche altri link se volete informarvi un po' di più su questa serie TV, io non posso dirvi tutto in 10 minuti ragazzi, non posso dirvi tutto, vi dico quello che può essere più semplice per me perché se cominciatevi tutto... Magari non la guardate più, magari vi confondete, magari diventa noioso. Vi ho detto un po' le cose più importanti. Spero di aver fatto interessare questa serie di TV. Sta avendo un successo mondiale ormai, è proprio esploso il successo di questa serie TV proprio nell'ultimo anno, perché ormai tutti la stanno conoscendo. Lasciate un like, un commento se il video vi è piaciuto e ci vediamo venerdì prossimo, con la prossima puntata della rubrica. Bella ragazzi! Un sofisticato predatore. Perfetta macchina per uccidere della natura, il lupo feroce stana le sue prede con astuzia e abilità. Solo dopo anni di riproduzione selettiva e alterazioni genetiche, questo nobile animale è stato trasformato in una bestiola sottomessa agli umani. Gli altri cani in televisione! Ah! Dove sono i miei testicoli, Summer? Dove sono i miei testicoli, Summer? Sono stati rimossi? Dove sono finiti? Oh, wow! È una domanda molto interessante, Snap!